all'inizio è stata una passione più tecnica, nel senso che non mi interessava fare un aereo in particolare. Dopo, col tempo, invece, mi sono appassionato alle riproduzioni e la passione si è trasformata in, posso dire, quasi in una malattia. Ciò che mi dà maggiore soddisfazione nel costruire una riproduzione è il fatto di riuscire a riprodurre l'aereo sia esternamente ma anche internamente, cioè anche la struttura, il modo in cui era costruito il vero aereo, riuscire a farlo anche nel modello. Inizialmente riproducevo aerei dei primi anni dell'aviazione, cioè aerei costruiti essenzialmente in legno e ricoperti in tela. Poi ho scoperto una tecnica per poter riprodurre anche le strutture in tubo d'acciaio e ho avuto delle grandi soddisfazioni da questa nuova, diciamo, questo nuovo modo di fare le riproduzioni, perché sono riuscito ad ottenere dei modelli che sono dei veri e propri piccoli aerei, e rispetto ai modelli tradizionali costruiti in legno di balsa piuttosto che in fibra di vetro eccetera, questi modelli con queste strutture in acciaio sono leggerissimi, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, e nello stesso tempo sono di una robustezza incredibile e quindi possono affrontare anche le mani inesperte dei piloti della domenica, come in effetti poi io sono. Occhio al passaggio, Vai. Passate la testa. Un Fischler Store costruito in balsa, delle dimensioni dello stesso Fischler che ho costruito io, pesa normalmente attorno ai 16-17 kg, mentre lo stesso costruito in acciaio pesa solo 11,5 kg. Recentemente ho costruito un Booker Jungmeister in scala 1-2 ed è il più grande aereo che abbia mai costruito. Il Booker Jungmeister è un biplano che fu costruito attorno agli anni 30 ed è stato il miglior aereo acrobatico del mondo per oltre 20 anni. Fu pilotato da grandi assi dell'aviazione come Alex Papana ed altri famosi. Il modello che ho riprodotto pesa circa 25 kg, ha un'apertura alare di 3,30 m, in effetti anche il vero aereo era molto piccolo come ali perché misurava appunto 6,60 m, ed ha un motore da 250 cm3 a 5 cilindri, stellare 4 tempi, un Mochi, della potenza di 18 cavalli. Con questo aereo abbiamo partecipato a molte manifestazioni ed è stato pilotato da un carissimo amico, Sergio Filippini, che è anche pilota di veri aerei ed ha pilotato anche il vero Booker. Sergio ha saputo fare con questo modello una vera e propria acrobazia classica che riprende la vera acrobazia del Booker d'epoca ed è stato applaudito da tutti. Sergio, super! Grande!
L'ultima avventura nella quale mi sono imbarcato è stata la riproduzione di un Arrowbail. L'Arrowbail fu uno dei tanti tentativi fatti anche questo negli anni 30 di costruire un'automobile che si trasformava in aereo e viceversa. Ne furono costruiti 6 esemplari e fu progettato da Waldo Waterman. Riprodurre questo aereo è stata veramente un'impresa, perché se lo si vede è un aereo che ha il motore spingente, cioè propulsivo, ed è tutto chiuso dentro la fusoliera, per cui la cosa più difficile è stata raffreddare questo motore. Il problema è stato risolto utilizzando un motore MVVS da 58 cm cubici raffreddato ad acqua, cioè un motore in tutto e per tutto uguale a un motore di un'automobile, cioè ha una pompa dell'acqua e ha un radiatore, per cui è stato messo il radiatore davanti all'aereo e con dei condotti è stata fatta circolare l'acqua nella testa del motore mediante la pompa per raffreddarlo. Non è stato così semplice, perché poi è stata aggiunta una ventola elettrica per raffreddare a sua volta il radiatore. Insomma, diciamo che la gestazione è stata molto sofferta e molto impegnativa. Il collaudo di questo modello è stato anche quello un po' un'avventura, perché è stato fatto in una giornata particolarmente inclemente, dove c'era vento forte, minaccia di pioggia, eccetera, e quindi è stato fatto nell'aeroporto di Ozzano. Si era deciso di fare alcune rette di volo, di fare tutta una serie di prove, invece poi, visto il tempo, il vento che si stava alzando, Sergio Filippini, che ha collaudato questo aereo, ha deciso di alzarlo in volo così all'improvviso. Andà su! Mamma! È riuscito a fare un paio di giri di campo ed atterrare incolume. Il primo volo di questo aereo alla manifestazione di Ozzano Emilia è stato fatto solo il giorno dopo del collaudo del modello, e quindi è stato un volo anche molto avventuroso, con un atterraggio non proprio da manuale, che però ha dimostrato che l'aereo vola bene, ha bisogno di un po' di messa a punto, ma il risultato è stato positivo.